Ciao a tutti, sono Michele Boscacci, ho 31 anni, faccio parte della squadra nazionale italiana di sci alpinismo e del Centro Sportivo Esercito, che grazie a quest'ultimo, quella che era la mia passione, sono riuscito a trasformarla nel mio lavoro. Siamo appena tornati dai mondiali che si sono svolti in Andorra e devo dire che mi ritengo più o meno soddisfatto dei miei risultati. Sono molto contento dell'oro che ho ottenuto nella prova staffetta con Nadir Maghé, Robert Antonioli e Niccolò Cantlini. E nella prova individual ho centrato un quinto posto. Magari mi aspettavo qualcosina in più, però il livello era veramente alto ed è stata veramente dura, quindi sono contento. E un settimo posto nella prova vertical, anche lì. È un piazzamento sempre nei 10 in un mondiale, è sempre tanta roba. Comunque quest'anno è stata una stagione un pochino particolare perché le gare di inizio stagione, soprattutto magari le gare un po' minori, sono venute a mancare a causa dei motivi per il coronavirus, che però ha scombinato un pochino i piani, magari anche delle preparazioni. Io in particolar modo, per quel che mi riguarda, mi sono allenato bene, mi sono sempre potuto allenare in condizioni ottimali, ma le gare magari di inizio stagione, che sono quelle che ti aiutano ad entrare un po' in forma, sono venute a mancare e magari è mancato quel piccolo dettaglio per trovare una forma magari un pochettino migliore. Però c'è da dire che la stagione poi è entrata nel vivo verso metà fine gennaio ed ora ad oggi siamo tutti i weekend impegnati in una tappa o di Coppa del Mondo oppure di campionati italiani fino ad arrivare ai primi di aprile, quindi è una stagione un po' più corta ma molto intensa. Ma c'è da dire che una stagione così concentrata e soprattutto così corta, io personalmente non l'ho mai vissuta, anche se sono diversi anni che sono nel giro, se vogliamo dire. Però c'è anche da dire che normalmente le stagioni sono molto più lunghe, ma no, non è che ci sono tanti weekend dove non ci sono gare. Anzi, io personalmente cerco di continuare le gare durante tutto l'anno, durante tutto l'arco della stagione. Facendo più gare possibili, poi logicamente le gare di Coppa del Mondo oppure i mondiali o gare importanti hanno un occhio di riguardo anche per arrivare un po' più riposati, un po' più performanti, però servono anche le altre gare inframmezzo che possono essere anche solamente gare di paese o gare di campionato italiano, Coppa Italia, che ti aiutano soprattutto a tenere alta la motivazione e la concentrazione all'interno della stagione e personalmente ho visto che facendo così, negli anni, si riesce a tenere anche un livello di forma quasi per l'intera stagione. Quest'anno, più che altro, è stata per me e per pochi altri, una stagione un po' così con meno gare, perché un po' tutti gli altri atleti vedo che tendono a scegliere un po' più il numero di gare da disputare nell'arco dell'anno. Io ero abituato a farle tante, farle quasi tutte, e quest'anno sono rimasto un pochino spiazzato, però comunque mi ha aiutato a capire, mi ha aiutato ad analizzare per poi nei prossimi anni cercare di migliorarmi e di trovare una soluzione a questo piccolo cambiamento di programma. Le nostre gare sono gare un po' particolari perché devi essere completo sia dal punto di vista atletico per la salita ma anche per la discesa. E tante volte si parte con gli sci ai piedi già dalla partenza, altre volte può capitare di partire di corsa, diciamo il valore del nostro sport è di avere gli sci ai piedi dall'inizio alla fine della gara, solo in tratti di creste aeree oppure di passaggi particolari dove c'è del ghiaccio, dove come ad esempio il Trofeo Mezzalama, dove si fanno questi passaggi in cresta. Si utilizzano anche i ramponi in certe occasioni e c'è da dire che bisogna essere anche molto bravi a cambiare l'assetto, il che vuol dire da modalità di salita togliere le pelli, chiudere gli scarponi, agganciare gli attacchi per poter affrontare le discese.
o viceversa, in fondo a una discesa, rimettere le pelli di foca, sbloccare gli scarponi e partire per la salita. Ma anche durante una salita ci si può trovare di fronte a un pezzo a piedi e bisogna essere forti e bravi anche a fare questi cambi d'assetto. Soprattutto nelle gare di Coppa del Mondo, nelle gare sprint, queste gare vengono praticamente decise ai cambi. E quindi ci sono anche degli allenamenti che prevedono la manipolazione delle pelli, degli sci, degli scarponi, degli attacchi, perché veramente si cambia assetto in pochissimi secondi. In una gara sprint si può arrivare in cima ed essere pronti per la discesa in meno di 10 secondi, quindi bisogna avere un automatismo addosso che ti permette di fare tutto in maniera fluida, in maniera spontanea e anche in maniera veloce. Poi logicamente in gare come il trofeo Mezzalama oppure le grandi classiche, si può vedere anche nelle immagini, soprattutto la parte diciamo più amatoriale della gara, ai cambi d'assetto si ferma anche a riposarsi un attimo, a bere qualcosa e a ristorarsi. Però noi atleti lì davanti c'è da dire che non ci troviamo tanto in queste zone, in queste aree. Ci sono tutte quante le gare, sono gare dove si corre individualmente oppure a coppie. Ci sono due gare che sono il trofeo Mezzalama e la Patrouille des Glaciers, che sono gare che si corre a squadre, si corre in squadre da tre persone. E in queste gare si affrontano ambienti di alta montagna, quindi anche su ghiacciaio, e viene mantenuto un po' la tradizione di andare in montagna in ghiacciaio legati. Ad esempio al trofeo Mezzalama si parte slegati e poi ci si lega all'ingresso del ghiacciaio, esattamente al colle del Breithor, e si fa la traversata con la corda. E anche questa è una componente un po' particolare, perché sciare in salita non è neanche male, ma sciare in discesa con una corda da dover gestire è molto complicato come esercizio. Se poi vogliamo aggiungere che arrivi in alto stremato dalla fatica, sei oltre anche i 4.000 metri di quota, deve esserci soprattutto un grandissimo affiatamento tra il team e poi bisogna essere anche lucidi. Quindi queste gare, soprattutto queste due gare, sono gare dove c'è quel qualcosina in più che le rende uniche e speciali per questo, mentre tutte le altre gare non si va legati, perché si è in ambienti dove ti permettono di poterti muovere anche più agevolmente e più in sicurezza, e quindi tutte le gare si svolgono senza la corda, nelle immagini che vedete in particolare il trofeo Mezzalama. C'è da dire che una 20-30 anni fa era caratterizzato da atleti che erano a fine stagione per la stagione agonistica di fondo, del fondo, e quindi si cimentavano nel trofeo Mezzalama utilizzando proprio gli sci da fondo, le scarpette da fondo, e quindi sci senza lamine e in discesa, visto che non si aveva uno scarpone da poter chiudere e quindi agganciare, utilizzavano la tecnica raspa, si scendevano con questi bastoni un po' sotto il sedere, un po' sul fianco, che permettevano loro di rallentare sui pendii. Poi piano piano, più o meno all'epoca in cui ha vinto mio papà il trofeo Mezzalama, si parla fine anni 90, inizio anni 2000, si sono specializzati più sullo sci largo, che è lo sci che utilizziamo tuttora noi. Magari erano sci più lunghi, un po' più pesanti, sì, molto più pesanti, scarponi che erano delle evoluzioni degli scarponi da pista un pochino alleggeriti, ma comunque rispetto agli scarponi che adesso che usiamo noi adesso pesavano 3 o 4 volte tanto. E lì è nato un po' nel trofeo Mezzalama la specializzazione degli sci alpinisti, che si affrontavano le discese più velocemente, e si utilizzavano le pelli di foca per risalire, e quindi quello è stato già un piccolo passo in avanti. Adesso come adesso, se pensiamo all'epoca, a inizio anni 2000, arrivare ad oggi è proprio quasi un altro sport, perché si pensi che allora uno scarpone
so, taglia 44, poteva pesare sul 1,2 kg uno scarpone, adesso si parla di 500 grammi, che è anche il limite di peso minimo per questo scarpone che utilizziamo noi in gara, uno scarpone monoscocca in carbonio, e quindi è veramente leggero, veramente prestante anche per la discesa e anche per gli sci. All'epoca si usavano sci oltre i 170, mentre ora si usano sci da 160, che è anche il limite minimo consentito per le gare di Coppa del Mondo, con un peso di circa 750 grammi ad asta con l'attacco. Ma questo sono un po' i materiali, ma anche l'allenamento è cambiato notevolmente, anche perché con dei materiali più leggeri ci si può allenare con ritmi più elevati, e quindi sono cambiati i ritmi. Allora, se si guardano dei video di gare vecchie, di gare di una ventina d'anni fa, si usava un passo molto lungo con frequenze molto basse, e adesso sembra di guardare una gara di corsa in montagna, guardare una gara di alpinismo, perché praticamente si fanno frequenze altissime, si corricchia, si cerca di tenere alto la velocità, e quindi è cambiato notevolmente anche solo da guardare un atleta di allora e un atleta di oggi. Nelle gare si parte sempre in salita, e ci sono più salite e più discese all'interno di una gara classica, e quindi in salita si tiene il cuore ad altissimi regimi, e si fa molta fatica e quindi si suda anche, però poi c'è da calcolare che si deve affrontare anche la discesa, ma in discesa anche lì non è che si scende e si rimane, diciamo, tranquilli, perché comunque tutti i muscoli lavorano anche in discesa. Poi si parla di gare in pista come la Monte Rosa Ski Alpe, magari si prende un pelino freddo, ma se si parla di gare con discese fuori pista, ti assicuro che i battiti a livello cardiaco si abbassano, ma veramente poco, e quindi il tuo organismo, il tuo corpo ti mantiene caldo, e soprattutto il freddo è l'ultima cosa a cui si pensa, perché ci sono mille cose da guardare: la neve che può variare durante la discesa, gli alberi da schivare soprattutto, e poi si è talmente concentrati e talmente sul pezzo che non si pensa nient'altro che scendere il più velocemente possibile e arrivare al traguardo, oppure arrivare all'inizio di una nuova salita. E quindi noi corriamo con queste tutine, che sono della marca Carpos, che ce le fornisce sia al Centro Sportivo Esercito che anche alla squadra nazionale, e diciamo che normalmente non abbiamo grossi problemi. Quando fa veramente tanto freddo si usa un intimo a manica lunga, ma normalmente nelle gare si utilizza un intimo a manica corta ed è più che sufficiente. Vi aspetto il 23 marzo alle ore 21 su Sky Sport Arena per vedere e sentire parlare di sci alpinismo. Ciao ciao!